Ben a tutti ragazzi, bentornati nel nostro nuovo video in questo clima natalizio. Come al solito, io sono Gabri, io Birillo. Oggi andremo a vedere che cosa ci ha portato Babbo Natale. Christmas time is all right. Da una boxetta bellissima. Ho visto qualche recensione su YouTube, la Squonk Rabbit Box Mod. L'abbiamo preso a un prezzo stracciatissimo su 3F20. Due pacchetti di sigarette, 10 euro, una bomba. Andiamo a vedere al suo interno il packaging come è formato e andiamo a dare qualche considerazione su questa box, facendo la prova con il tubo half, perché col clima natalizio, la roba dolce ci sta sempre bene. Allora, andiamo a aprire la box. L'abbiamo presa nera con lo sportellino giallo. E il tasto giallo. L'atomizzatore era il nostro, è un Gunda 24 col chiavi giallo, comprato sempre su 3F Vape a 99 centesimi. Stracciato anche quello, non ci credevo, pensavo che mi davano i soldi in una. Però, allora, andiamo a tirare fuori la box, che è incastrata benissimo dentro, noi ci abbiamo già messo. Allora, c'ha l'aceto per la batteria, che io non uso perché mi dà noia, va contro. Allora, tiro via la box e l'atomizzatore. Almeno qua chiudiamo subito il pacchetto e la mettiamo qua. Allora, la box è piccolissima. Leggerissima. Ha una bella tazzetta, tutta lavorata, con vari disegni. Stondata dietro per l'impugnatura, bella comoda, che va proprio a fare il giro del pollice, bellissima, come un pacchettino di sigarette un pochino più piccolo. Ha uno sportellino con tre calamite dietro che vanno ad attaccarsi sopra alla batteria, che abbiamo già posizionata dentro, ho messo il liquido nella boccetta. La boccetta è morbidissima, piccolina, ha la sua lamella, colore tipo oro, ma non lo so di che materiale può essere, una cinesata. E c'ha il fermino per il tasto quando te la metti in tasca, che non ti si attiva. Tipo un blocco tasti con due calamitine che si vanno ad attaccare sopra alla lamella del tasto e non vanno a fare attivare la box. Allora, ora ci mettiamo sopra il Goon 24 col chiavi, che ci sta bene. Lo portiamo in battuta, parte bene, spinge bene. Ora se andiamo a mettere il fermino, ce lo butto qua da una parte tra la batteria e la boccetta, a mettere il suo coperchietto che si incastra anche bene e non sciotola nemmeno. È vero, però è bello preciso, va a fare fermo sopra la batteria con tre calamite, preciso, bella leggerina. Ha sopra il disegno del coniglietto un po' pazzoide con gli occhi strani, c'è anche sullo sportellino che si leva, tutta un pezzo dietro la box, leggerissima, in plastica. Allora, dentro c'è già un po' di liquido, ci dà una piccola drippata per bagnare bene il cotone. Ok, vai Gabri, fa la prova di svapo e tiriamo qualche considerazione su questa boxetta, che mi sembra che spinge anche molto bene. Madonna, dai Gabri, mostruosa, non la sarei mai aspettato. Spinge davvero un botto. Spinge, fa tanto fumo, Gabri, c'è una spinta allucinante. Per essere una boxetta così squonk, rimane un vicino che si va a infilare, rimane abbastanza dritto, perché in tante box si va a piegare. Qua rimane abbastanza dritto. È fatta bene, sotto è fermata bene, ha una lamellina piccolissima, doveva fare più e meno. È bella la lamella, un pochino storta qui, ma si può drizzare per poi andarsi a regolare se vuoi l'attivazione un po' più corta, però vedo che spinge, è reattivissima. Abbiamo fatto la resistenza da 0,10 su
meccanico, scalda un pochino magari la batteria, ma la funzione c'ha un bel tiro bello potente. Bello potente, come ci piace a noi. Cioè io... Allora, che votazione diamo a questa box qui, Gabri? Io ci do un 9. Sì. Un 9 per sono il prezzo. Qualità prezzo. Qualità prezzo è presa bene. Madonna. È leggerina, te la metti in tasca, non è pesante come quelle box, sì, tre batterie. Che poi tanto ti porti una batteria di ricambio dietro. O due, dentro fai il cambio e c'hai la tua batteria. Magari in tutto il giorno ne usi due di batterie. Sì. Può fare la resistenza 0,12, 0,15 che non va tanto a spingere sulla batteria. Sì. Io sono passo la faccio da 0,10, mi piace il tiro potente, sì. Prepotente. Allora, anch'io ci do un voto alto, un bel 9. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Stiamo sempre la taverna dello swap. Siamo arrivati a 102 iscritti. Stiamo salendo piano. Speriamo che vi iscriviate altre persone. Siamo qua per lieti di accogliervi con i nostri video un po' pazzerelli. Da taverna dello swap è tutto. Ci rivediamo qui, un bacio.